Buonasera, ciao a tutti. Eccoci a una nuova rubrica, La Sindaca risponde. Abbiamo voluto provare questa nuova modalità per avere un collegamento diretto tra me e voi, per poter rispondere a moltissime domande che mi fate, mi scrivete sia via mail, sia tramite Facebook, tramite qualunque canale. E devo dire che leggo molto, talvolta non sempre riesco a rispondere, però in diretta, stavolta. Tentiamo così, secondo me è un buon modo per iniziare. Allora, io ho iniziato già ieri a leggere un po' di domande che mi avete fatto e insieme ai miei collaboratori abbiamo pensato di raggrupparle un po' per temi, anche per capire quali fossero le principali richieste che arrivavano dai cittadini. E devo dire che, come immaginavamo, i temi sui quali giustamente avete necessità di avere maggiori risposte sono prevalentemente quelli del verde, quelli relativi al decoro, quelli relativi alle manutenzioni delle strade e abbiamo trovato anche qualcosa chiaramente sui rifiuti, sull'ERP, quindi diciamo l'emergenza abitativa. Qualche cosa sui municipi, insomma, devo dire che vi siete suddivisi equamente le curiosità. L'idea è quella di darvi delle risposte il più precise possibili, tuttavia, talvolta entrate talmente tanto in dettaglio che abbiamo necessità di passare la palla agli assessori, quindi sicuramente tutte le risposte arriveranno. Oggi siete tantissimi, probabilmente non arriverà tutto, però insomma spero di iniziare a chiarire qualche dubbio. Allora, io leggo, per esempio, iniziamo. Federico San Giorgi, ciao. Mi dici buonasera Virginia, per quanto riguarda la manutenzione del verde è possibile conoscere anche gli interventi ordinari previsti successivamente a quelli straordinari che settimanalmente effettuate e di cui riportate notizia? Come avete pensato di uscire dal problema di manutenzione delle migliaia di aiuole e giardinetti che si trovano in condizioni indecorose e che dovrebbero essere sotto la tutela del servizio giardini che però non ha personale? La domanda è complessa. Da un lato noi stiamo facendo, come hai giustamente notato tu e come hanno notato molte persone, tantissimi interventi sul verde. Roma è una città molto molto ampia e spesso tutti questi interventi in realtà si disperdono un po'. Quindi noi cerchiamo di raccontare anche tramite i municipi, che talvolta sono, come dire, i protagonisti di questi interventi, cerchiamo di raccontare quello che accade. Però ci siamo resi conto che se non riusciamo a mettere insieme uno strumento che raccolga tutto quello che stiamo facendo, gli interventi già fatti e quelli programmati, è come se queste informazioni si disperdessero un po'. Allora, giusto oggi ho incontrato la giunta e abbiamo deciso di pubblicare sul sito, sul portale di Roma Capitale, un elenco di tutti gli interventi fatti e un elenco di quelli in programma. Tra l'altro, da qui alla fine di dicembre andremo avanti con queste manutenzioni straordinarie che sostanzialmente servono per rimediare ad anni di incuria. Da gennaio, oltre alle straordinarie, iniziamo la rotazione delle manutenzioni ordinarie. Quindi da gennaio si ricominceranno anche le manutenzioni ordinarie, andando a ripassare sostanzialmente sulle zone sulle quali siamo già intervenuti. Credo che questa cosa sarà fatta brevissimo, ne abbiamo parlato oggi, quindi si tratta di materialmente creare questo file che già esiste, però crearlo in formato pubblicabile sul web e adattare la pagina del portale del Comune di Roma per consentire a tutti di verificare con un clic quello che stiamo facendo. Vi do tra l'altro un'altra notizia, noi stiamo con molta fatica cercando di fare la stessa cosa anche per la manutenzione delle strade. Il nostro progetto Strade Nuove, infatti sul nuovo portale, perché su questo è un po' troppo complicato perché il portale è un po' vecchio e non supporta, però sul nuovo portale stiamo aprendo una sezione del sito che consentirà in tempo reale di vedere quali tipi di lavori stiamo facendo, quali sono i cantieri attivi, quali quelli che saranno aperti a breve e quindi questo consentirà di avere una maggiore interazione tra l'amministrazione e i cittadini che vogliono giustamente conoscere cosa stiamo facendo. Tra l'altro su questa sezione del nuovo portale di Strade Nuove dovranno arrivare e atterrare anche tutti gli interventi che stanno facendo i municipi, perché come sapete la riparazione delle strade, la manutenzione delle strade è suddivisa in grande viabilità che è nostra e del Dipartimento Lavori Pubblici che oggi si chiama SIMU e dei municipi. Per cui dobbiamo riuscire a dialogare tutti, a usare tutti lo stesso linguaggio per consentire a voi di avere una visione di insieme. Sembrerà strano, ma la cosa più difficile è proprio quella di far parlare gli uffici. Noi ci stiamo lavorando molto.
Per quanto riguarda la manutenzione delle migliaia di aiuole e giardinetti, allora noi abbiamo trovato una situazione che era molto frammentata e questo ci ha fatto mettere veramente le mani tra i capelli, perché abbiamo di fatto la competenza sul verde un po' ripartita tra in parte l'AMA, in parte il servizio giardini, in parte gli appalti esterni, in parte anche Zetema, per quanto riguarda le aiuole che sono intorno ai monumenti. Accade spesso, purtroppo, che per pulire 2, 3, 4 metri quadrati di aiuola non si riesca a capire materialmente di chi sia la competenza. Allora l'assessore Montanari sta facendo un lavoro certosino di riscrittura del contratto di servizio con AMA, revisione di quelle che sono le competenze del servizio giardini, proprio per riuscire a far sì che ogni aiuola abbia una sorta di cartellino e si sappia chi deve intervenire e quando. Sembra un lavoro sciocco, però oggettivamente è la base per riuscire a garantire un'adeguata manutenzione. E questo, io salto un po' di palo in frasca perché poi mano a mano le cose arrivano. Questo un po' mi fa pensare, perché proprio in questi giorni sui giornali c'è stata la polemica dell'aula che in teoria vota poche delibere. Ecco, noi secondo me dobbiamo fare un po' un salto. Possiamo scegliere se votare delibere a mazzetti, come se fossero un tanto, cioè come se decidessimo che la qualità si valuta un tanto al chilo, oppure se ragionare in maniera diversa. Noi stiamo riorganizzando tantissime cose, ad esempio per il piano sociale cittadino, che è quel lavoro immenso che sta portando avanti l'assessore Laura Baldassarre, sta facendo moltissimi incontri in tutta la città, in tutti i municipi, ne ha fatti prima per ascoltare, adesso per andare a riportare quello che è il lavoro svolto, ne sta facendo con i municipi, perché i municipi stanno lavorando sul piano sociale cittadino, il lavoro c'è, materialmente non c'è ancora una delibera pronta, o comunque ce n'è stata una preparatoria e ce ne sarà una alla fine, però nel frattempo stiamo facendo il lavoro, quindi anche su questo io vi prego di considerare che la qualità non deve essere valutata dal numero di delibere approvate in aula. Perché altrimenti, se decidiamo questo, possiamo tranquillamente votare delle delibere vuote che però non servono alla città. Allora, noi stiamo effettuando un lavoro di riorganizzazione anche complesso. Per questo, e ritorno un po' da dove sono partita, la riorganizzazione delle competenze è importantissima perché ci permetterà di capire e di andare a trovare esattamente il responsabile della manutenzione di quella specifica aiuola. Bene. Allora, Tilde Centracchio mi dice che nel quadrante est, sesto municipio, c'è una marea di incivili che abbandona rifiuti ovunque. Abbiamo bisogno di controlli e pesanti sanzioni. Ispettori AMA ovunque, per favore. Buon lavoro. E sugli ispettori AMA la situazione è questa. Abbiamo 40 ispettori. Entro la fine dell'anno ne saranno abilitati altri 40 e ne abbiamo già altri 50 che non fanno esclusivamente attività di verifica e di accertamento come i capizona, i capi area e altre figure, che quindi fanno un'attività di supervisione della raccolta, però sono anche abilitati accertatori. È evidente che nel momento in cui avremo la possibilità di dispiegare 80 unità di personale, i controlli potranno essere effettuati sicuramente in misura maggiore. Riteniamo che siano sufficienti? No, sicuramente dovremo abilitarne altri. Su questo c'è da fare un lavoro chiaramente di cesello anche con i sindacati, perché noi stiamo chiedendo ai lavoratori di assumere anche un'altra attività che tuttavia serve alla città. C'è da dire che noi dobbiamo essere i primi noi a conferire correttamente i rifiuti. Pensate che ogni notte AMA raccoglie ecco, stanotte ha raccolto 26.380 kg di rifiuti ingombranti, solo questa notte, e ogni giorno praticamente raccoglie 20-25.000 kg, scusatemi, 25.000 kg di rifiuti ingombranti. Questa è tutta attività che chiaramente costa ad AMA perché sono attività straordinarie. Quindi AMA impiega costi e personale extra per fare attività che ovviamente distolgono dall'ordinario, che ci costano a noi di più e che sostanzialmente potrebbero tranquillamente essere svolte o andando a conferire rifiuti nelle isole ecologiche o addirittura utilizzando il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, che è gratuito. E allora in questo noi dobbiamo, dico noi perché io sono comunque cittadina prima ancora di essere sindaco,
Noi dobbiamo essere i primi a conferire correttamente, perché se noi aiutiamo Ama a fare il suo lavoro, cioè non dover ripassare con 8 camion diversi per raccogliere i materassi o gli ingombranti che vengono lasciati accanto ai secchioni, sicuramente Ama può utilizzare quei camion per continuare a fare il giro ordinario, invece di dover ripassare continuamente sulla stessa area. È chiaro che qui stiamo intervenendo non solo con l'aumento degli accertatori, ma anche con l'installazione di una serie di telecamere. Ovviamente per fare questo è necessario attivare delle procedure di gara pubblica, come probabilmente saprete. Le procedure sono in parte già state attivate, abbiamo individuato dei possibili operatori e adesso Ama sta cercando sostanzialmente il modo migliore per riuscire a ottenere delle telecamere di altissima qualità, che probabilmente verranno installate in punti strategici e che ci consentiranno di avere un controllo di tutta la situazione. È però impensabile, questo lo voglio dire in maniera molto molto chiara, è impensabile mettere una telecamera su ogni cassonetto o una telecamera all'angolo di ogni strada dove magari spesso troviamo delle discariche abusive. Cioè, i primi a doversi comportare bene siamo noi. È evidente che Ama deve intensificare il suo lavoro, non su questo. C'è da dire che sono assolutamente con voi e stiamo lavorando moltissimo per far questo. Nel nostro piano di riduzione dei rifiuti e di riduzione e smaltimento dei materiali post-consumo c'è come primo obiettivo della riorganizzazione di Ama la riorganizzazione in Ama di municipio, proprio perché a nostro avviso riuscire a collocare le sedi Ama all'interno dei singoli municipi e riorganizzare la raccolta per aree più o meno urbanistiche omogenee è il primo modo per riuscire ad avere un servizio di qualità. Tra l'altro andremmo a recuperare anche tutti quei tempi morti che oggi gli operatori di fatto sfruttano per andare dal punto di raccolta al punto di smistamento dei rifiuti. Invece, se riusciamo a restringere tutto all'interno dei singoli municipi, anche questi tempi morti saranno molto molto ridotti. Tra l'altro, il nostro obiettivo sarebbe anche quello di far sì che gli operatori dei municipi siano residenti nello stesso municipio in cui poi vanno a lavorare, sia per ridurre i tempi di percorrenza degli stessi lavoratori, con evidente aumento della qualità della vita e della qualità del lavoro degli operatori stessi, sia anche qui per riuscire a far sì che gli operatori del territorio, che conoscono il territorio, conoscono quelle specifiche qualità e caratteristiche del territorio, possano andare a incidere esattamente dove serve. Ancora mi parlate, Valentina Finanzieri, mi chiedi quando sarà operativa in tutti i municipi la raccolta differenziata interna ai condomini. E mi parli dei secchioni in strada. Nel nostro piano, la raccolta stradale deve chiaramente progressivamente andare a sparire. Per far questo dobbiamo, aumentare la raccolta porta a porta, però deve essere una raccolta porta a porta fatta diversamente da come è stata fatta sino ad oggi. Innanzitutto la coesistenza, mettiamola così, di zone di raccolta porta a porta e di zone di raccolta stradale abbiamo visto che non crea assolutamente una qualità nella raccolta differenziata né un ordine nella raccolta, perché proprio questa commistione di tipologie di sistemi fa sì che sostanzialmente nessuno o comunque poche persone siano poi invogliate a conferire correttamente. È purtroppo assai frequente il fenomeno del turismo dei rifiuti, cioè chi non vuole fare la raccolta porta a porta a casa, perché diciamo la verità, c'è bisogno di un lavoro di preparazione fatto a casa, quindi bisogna separare i materiali, conferire il giorno in cui bisogna, c'è il camion che viene a raccogliere, quindi c'è un lavoro da fare. Allora, magari le persone più pigre, chiamiamole così, preferiscono raccogliere tutto dentro un sacchetto e vanno a gettare nel primo cassonetto che trovano, magari nel percorso per andare da casa al lavoro. Questo significa non solo far fallire il progetto di raccolta porta a porta come è stato disegnato prima, ma soprattutto andare a aumentare il carico dei rifiuti su una zona che ovviamente prevedeva un certo numero di cassonetti dimensionati per quella zona. Abitano lì 100.000 persone e i cassonetti sono dimensionati per 100.000. Peccato che se poi raccolgono anche tutti i rifiuti di quegli altri 50.000 che hanno la raccolta differenziata porta a porta, ma che preferiscono per semplicità andare a conferire lì, è evidente che il sistema collassa. Quindi, come stiamo agendo? Allora, ho un piccolo schema
Allora, stiamo avviando sin dal mese di novembre, la raccolta porta a porta sarà rivista completamente nel rione ebraico. È diciamo una zona abbastanza piccola e diventa un piccolo test, per quanto molto particolare, perché come sapete il rione ebraico, come un po' Trastevere, sono delle zone molto piccole, con palazzine molto basse, dove i camion praticamente non entrano. Quindi lì stiamo sperimentando un tipo di raccolta che va bene per i municipi centrali, per delle aree urbanistiche molto molto particolari. Diversamente ci sono altre zone, mi riferisco per esempio alle vie, alle grandi vie della Tuscolana o dell'Appia, dove ci sono dei condomini estremamente più ampi, con molte più persone, dove la raccolta anche porta a porta deve essere fatta in maniera diversa. Ed ecco qui per esempio le domus ecologiche. Però dicevo, nel mese di novembre partiamo con il rione ebraico e poi si procede con l'avvio del servizio porta a porta in decimo e sesto municipio da febbraio 2018. A San Lorenzo, in nono municipio e in ottavo municipio, da marzo-aprile 2018 si parte. Il primo municipio sarà avviato il servizio da luglio 2018, il secondo municipio da ottobre 2018 e così a continuare per tutto il 2019, finché non si va a coprire tutta la città. Anche qui un'altra idea che ci sta venendo in mente. Proprio per semplificare intanto il porta a porta attuale, che come sapete è strutturato su due tipi di modello: il porta a porta singolo, per cui nei condomini molto piccoli ogni casa ha dei piccoli secchioni che poi deve mettere davanti l'uscio, il che significa che quando ci sono 4, 5, 6 appartamenti, il giorno dell'umido si trovano 6 cassonettini dell'umido. Oppure il porta a porta condominiale con dei secchioni appunto condominiali dove tutti conferiscono. Allora ci sono molti condomini che hanno la raccolta porta a porta domiciliare singola che preferirebbero di gran lunga fare una raccolta condominiale. Allora non è necessario essere costituiti in condominio dal punto di vista giuridico per poter ottenere i secchioni, perché è sufficiente che comunque il condominio che fa la raccolta porta a porta chieda ad AMA di poter passare dalla raccolta singola alla raccolta condominiale. Anche su questo stiamo cercando di trovare un canale che consenta ai cittadini che vogliono fare questa sorta di piccolo passaggio di poterlo ottenere in breve tempo. Questo potrebbe facilitare le operazioni per tutti coloro che, per esempio, non vogliono vedere davanti casa 50 secchioni dell'umido, 50 secchioni della carta, ma andare direttamente con la raccolta condominiale. Luca Cutillo ci dice perché non si installano videocamere sui pali della luce con cartelli informativi, e infatti è quello che faremo. E dove è possibile segnalare la presenza di immondizia lasciata per strada, allora AMA ha attivato per adesso due canali che sono, si trovano sulla pagina, sul sito internet di AMA, Dillo ad AMA e un numero verde. Trovate tutto lì, c'è la possibilità di segnalare la strada, la tipologia di rifiuti ed AMA interviene. Ancora, sono emozionata, mi piace questa cosa, è particolare. Ancora, mi parlate dell'isola ecologica di Acilia. L'isola ecologica di Acilia, che è andata a fuoco qualche tempo fa, è stata oggetto di una serie di indagini. Al momento sappiamo che entro il 6 novembre riaprirà tutta una prima area, mentre c'è un'altra area che ovviamente ha subito dei danneggiamenti un po' più pesanti che necessiterà di un po' più di tempo per essere rimessa in funzione. Comunque stiamo lavorando su quello. Ancora, sempre su Ostia mi chiedete dei cassonetti incendiati. Come avete visto, purtroppo nelle ultime settimane siamo stati vittima di una serie di siamo stati vittima come amministrazione, come AMA, di una serie di eventi incendiari. Peraltro in un municipio nel quale avevamo già proceduto alla sostituzione dei cassonetti, abbiamo provveduto chiaramente immediatamente alla sostituzione degli stessi. Stiamo predisponendo gli atti anche per un esposto, perché chiaramente tutto questo io vorrei ricordare che non danneggia tanto e solo l'amministrazione, ma danneggia anche i cittadini, perché tutti quei cassonetti che sono stati incendiati sono stati pagati dall'amministrazione. Per poterli sostituire, noi dobbiamo chiaramente togliere dei cassonetti nuovi dalle zone nelle quali sono stati installati, o comunque non potremo installarne di nuovi dove avevamo previsto, perché dobbiamo sostituire quelli che sono andati a fuoco. Quindi questo è un atto vile, non solo nei confronti dell'amministrazione, ma nei confronti di tutti i cittadini. E a tal fine mi riaggancio a questo episodio per raccontare e per ribadire
lo stesso sdegno che abbiamo provato di fronte a quell'atto vile che ha visto coinvolto l'asilo, la materna, anzi, Prampolini di via Conti in Sesto Municipio. Pochi giorni fa eravamo andati a inaugurare delle nuove aule che consentivano sostanzialmente a 120 bambini di avere finalmente dei nuovi spazi nei quali andare a scuola. Qualche giorno dopo l'inaugurazione, qualcuno ha pensato bene di dare alle fiamme la struttura. Per fortuna, i vigili del fuoco sono intervenuti abbastanza rapidamente, l'incendio è stato domato e non si è esteso a tutta la struttura. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo cercato di reperire altre aule e le stesse insegnanti della struttura nelle parti chiaramente non danneggiate hanno deciso sostanzialmente, sono riuscite a restringere un po' gli spazi utilizzati per far posto a questi 120 bambini che di fatto dal giorno dopo l'incendio non avevano più un posto dove andare a scuola. Anche qui io devo ribadire una cosa, questo non è un atto contro l'amministrazione, questo è un atto contro i cittadini, perché andare a danneggiare un'attività che l'amministrazione fa nei confronti dei cittadini significa andare a creare un danno per le persone, in questo caso per le famiglie, per i bambini, che sono la parte più fragile della nostra società, quella che dobbiamo difendere. E noi su questo non molliamo assolutamente. La legalità è una strada che va perseguita e non pensiamo minimamente di farci intimidire da questi gesti. Ancora. Tra l'altro, proprio sui nidi forse vale la pena, ecco, Ciro Ciucci, ci dice: domani non ci sono, però le scuole hanno bisogno di interventi strutturali urgenti. Allora, Ciro, ciao. Siamo già intervenuti su una serie di nidi, abbiamo aperto alcune strutture. Parlo dell'asilo nido in via Crocco, in Municipio Sesto, del polo nido infanzia, sempre in Municipio Sesto, in via Conti, con angolo via Prampolini, a quello di cui parlavamo prima, l'asilo nido a via Montagano, sempre in Sesto Municipio, ancora l'asilo nido in via Aquilanti, in XII Municipio, e un asilo nido a Ostia. Su questi l'amministrazione è intervenuta sbloccando una serie di, diciamo, pratiche, carte, abbiamo sbloccato una serie di procedure che erano ferme, non si sa ancora per quale motivo, ma anche da anni. Alcuni di questi nidi, se non vado errato, quello di via Montagano era stato consegnato 2 o 3 anni fa, non era mai stato aperto. Chiaramente in un municipio come il Sesto, che ha delle liste d'attesa enormi, riuscire ad avere degli spazi in più per accogliere i bambini è, come dire, una boccata d'ossigeno. Quindi adesso con gli assessori competenti, che sono sicuramente l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore alla scuola comunale e gli assessori dei singoli municipi, più i presidenti delle commissioni, in questo caso anzi le presidenti delle commissioni, Teresa Zotta, presidente della commissione scuola, alla quale va il mio un ringraziamento enorme per il lavoro che sta facendo, e Alessandra Agnello e Valentina Vivarelli della commissione patrimonio. Grazie al loro lavoro abbiamo iniziato a prendere in mano tutte quelle situazioni sostanzialmente pendenti, nelle quali l'amministrazione avrebbe potuto già anni fa sbloccare una serie di lavori, sbloccare una serie di autorizzazioni e finalmente aprire o consegnare comunque delle strutture, non l'ha fatto, ce ne siamo presi carico perché è una priorità per l'amministrazione, perché ce lo chiedete voi. E quindi è evidente che questo piccolo elenco di scuole che fino adesso sono riuscita a fare in realtà è destinato ad allungarsi. Tra l'altro, stiamo facendo un lavoro molto importante anche nell'ambito del dimensionamento scolastico per quella che è la restituzione degli spazi agli studenti. Ci sono moltissime scuole dove gli studenti sono un po', diciamo, sono un po' affollate, le classi sono affollate, e ci sono altri istituti dove alcune classi non sono utilizzate. Quindi adesso stiamo facendo un grandissimo lavoro di ricognizione anche a livello di città metropolitana. Proprio per riuscire a capire quali sono gli spazi che abbiamo a disposizione, per metterli proprio a disposizione, scusate il bisticcio di parola, di tutti quegli istituti che invece sono sovraffollati. In questo devo ringraziare moltissimo le presidenti di commissione e gli assessori che stanno lavorando davvero molto su questo. Mi viene un po' da ridere perché questa cosa fatta in diretta è divertente, non voglio vedere che succede. Perché poi nel frattempo voi state continuando a scrivermi, però io, ecco, ok, però io nel frattempo mi baso un po' su quello che ci siamo detti ieri.
Ok, vi ringrazio per i complimenti. Gianmarco Misuri, a Monteverde abbiamo giardini e parchi pubblici per bambini in uno stato pietoso, basterebbe poco per renderli puliti. Stiamo arrivando, giuro, giuro, stiamo arrivando. Vediamo, vediamo ancora. Grande Teresa Zotta, sì, è vero. È vero, è vero, sono tutte molto brave. Adesso mi state facendo tutti i complimenti e vi ringrazio. Allora vado in realtà su qualche altra domanda. Che riguarda. Ah, Francesco Marmaggi. Scrivo anche a nome di molti abitanti di via Gaspero Barbera e via Nicola Zanichelli, via Braccianese, che come molti ormai sanno, da anni combattono per avere qualche goccia d'acqua per le loro abitazioni nel lungo periodo estivo. Ricordo brevemente, in questa zona, mentre in inverno l'erogazione dell'acqua è regolare, nei mesi estivi ci ritroviamo invece letteralmente a secco. Sembra che ciò sia dovuto all'aumento del consumo in questo periodo, cosicché tutta l'acqua viene consumata da una zona più a valle, servita allo stesso acquedotto e dove non arriva nulla. Siamo con le taniche. In questi anni ci siamo dati molto da fare, molti hanno alzato le braccia dicendo che è in programma la ristrutturazione dell'intero acquedotto, ma nessuno sa quando questo avverrà. Caro Francesco, ti do una notizia. Tutto questo è già avvenuto, nel senso che da quando abbiamo nominato il nuovo CDA in Acea siamo riusciti ad ottenere quello che fino adesso nessuno era riuscito, ossia l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sull'intera rete idrica. Come probabilmente ricorderete molti, la rete idrica di Roma era definita la rete colabrodo, con oltre il 44% di dispersione. È una percentuale assai elevata e Acea da subito, appena insomma insediato il nuovo CDA, si è presa l'onere di iniziare a intervenire su tutte le perdite. Come sapete, tra l'altro, quest'anno è stato un anno estremamente siccitoso, una siccità molto alta. E questo ha fatto sì che comunque anche le nostre riserve idriche, che non sono solo il lago di Bracciano, ma tutte le altre riserve, lo stesso Peschiera, si sono molto assottigliate, hanno molto ridotto la loro portata. Per questo quest'estate ci sono stati sicuramente dei problemi in tutta la rete, però intanto vi voglio dare una notizia. E la notizia è questa: noi già dal mese di agosto non stiamo più effettuando prelievi dal lago di Bracciano. La rete è stata completamente riparata e siamo riusciti sostanzialmente ad andare avanti solamente con le fonti di captazione che già utilizziamo. Inoltre abbiamo chiesto alla Regione di autorizzarci altre quattro fonti, nonché il raddoppio del Peschiera. Peraltro, la storia ci racconta che Acea ha tentato per anni, per decenni, di raddoppiare, che poi non è un raddoppio, ma è, diciamo, un aumento della captazione dal Peschiera, ma mai nessuno era riuscito, insomma, nell'impresa. Adesso devo dire che ci siamo seduti insieme alla Regione, insieme al Governo e sembra che stiamo andando in quella direzione. Allo stesso tempo, un'altra cosa che voglio dire è che quindi la rete è stata riparata e tutto questo è stato fatto senza aumentare le tariffe, cioè Acea ha utilizzato i soldi che già aveva accantonato per gli investimenti per effettuare questi lavori. E questo è importante perché fino ad oggi tutti ce l'avevano raccontata in maniera diversa, ossia che sostanzialmente per riparare le perdite avremmo dovuto assistere a un aumento tariffario. Così non è stato. Ancora una parte importante di molti di voi mi chiedono cosa avviene, cosa sta avvenendo sui trasporti. Allora, sui trasporti sta avvenendo, chiaramente l'avete visto, insomma, su ATAC abbiamo aperto una procedura di concordato in continuità, che cos'è? Una procedura che consentirà all'azienda di ripartire, di essere risanata. Abbiamo trovato un'azienda piena di debiti. Talmente piena di debiti che ovviamente questa era l'unica azione che si poteva fare per evitare che il comune invece continuasse a mettere soldi, sostanzialmente come ha fatto fino adesso, c'è chi dice paga pantalone, questa era la filosofia, ossia le aziende pubbliche spesso venivano trattate come delle aziende dalle quali si per le quali si potevano tranquillamente derogare i principi che normalmente vengono utilizzati per il buon andamento dell'azienda, quindi l'economicità e l'efficienza, nonché anche la correttezza, insomma, delle spese, no?
Così non è, Roma non può, perché quando si dice Roma paga, siamo tutti noi che paghiamo. Roma non può continuare a pagare in eterno un'azienda se non c'è un serio piano di rilancio dietro. La situazione di ATAC era talmente compromessa che abbiamo avviato questa procedura proprio per poter rilanciare l'azienda. Tra l'altro lo stiamo facendo anche in accordo con i lavoratori. ATAC ha aperto una sorta di pagina per la segnalazione da parte degli operatori e degli autisti per riuscire a capire anche come, avere qualche suggerimento, no? Che viene direttamente dalle persone che nel settore sono più esperte per avere qualche suggerimento per il rilancio. È vero che tuttavia è un percorso difficile. Vi voglio però rassicurare sul fatto che, ad esempio, l'apertura della nuova linea del 720 che va fino a Ciampino ha riscontrato un aumento della bigliettazione impressionante, oltre il 500%, e tutto questo per aver sostanzialmente ridisegnato un po' la linea che va da Laurentina a Ciampino e averla resa più funzionale per gli utenti. Adesso stiamo lavorando molto anche sull'apertura di una nuova linea che porti direttamente gli utenti da Ciampino ad Anagnina e credo che da qui a qualche mese dovrebbe essere operativa. Anche su quella puntiamo molto. La domanda è alta e quindi siamo molto fiduciosi sul fatto che possa avere delle ottime risposte. Un'altra cosa che stiamo facendo in ATAC e che chiaramente va nel senso anche del risanamento è quella di creare una nuova categoria sostanzialmente di accertatori, aumentare il numero di accertatori. Finalmente la Regione ci ha sbloccato i corsi di formazione per gli accertatori e quindi passiamo dagli attuali, oltre i 190 dirigenti e quadri abilitati, ad averne altre 800 unità. Si tratta di persone amministrativi, quindi già lavorano in ATAC, che all'esito di questo corso di formazione potranno andare a raggiungere sostanzialmente i loro colleghi sugli autobus nelle metropolitane e aiutarci in quell'attività di contrasto all'evasione, tanto odiosa quanto anche grave per le casse di ATAC. Ancora, mi parlate e mi chiedete di sport, a che punto siamo con lo sport nelle periferie? Allora, quest'estate abbiamo fatto una serie di iniziative, mi ricordo ad esempio il tennis a Ponte di Nona, gli internazionali di tennis a Ponte di Nona, vi è piaciuto talmente tanto che stiamo già cercando un'area insieme al presidente Roberto Romanella per poter lavorare insieme alla FIT e creare sostanzialmente un polo del tennis lì a Ponte di Nona. Ancora con Scacchi in Città ci siamo mossi in tutte le ville storiche, anche in alcune ville di periferia. Anche qui devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta, soprattutto dai bambini. Ancora io il judo e il bullo contro il bullismo a Ostia. Inoltre adesso stiamo facendo tutta una serie di interventi insieme al CONI per la creazione di playground in periferia. Ce n'è uno. Sono passata davanti qualche tempo fa, è in fase di ultimazione il 14° municipio. So che ce ne sono altri in fase di realizzazione, quindi stiamo andando avanti proprio perché a nostro avviso lo sport deve poter essere praticato in tutta la città e soprattutto nelle periferie. Ancora abbiamo dato 700.000 euro, abbiamo creato sostanzialmente un bando da 700.000 euro per le associazioni sportive in tutta Roma. Devo dire che avete risposto, state rispondendo in tantissimi. Mi sembra un buon modo di aiutare sostanzialmente lo sport come dire, a prendere piede in città. Per quanto riguarda il sistema, mi chiedete se stiamo facendo qualcosa sulla creazione di un sistema di segnalazione all'amministrazione. La risposta è sì, ci stiamo lavorando da quando ci siamo insediati. Come sapete, Roma Capitale aveva il sistema Io Segnalo, nel quale sostanzialmente i cittadini potevano, al quale i cittadini potevano accedere per segnalare moltissimi eventi che ritenevano dovessero essere segnalati, talvolta alla polizia locale, talvolta sui lavori pubblici, talvolta ad ACEA, però questo sistema era probabilmente è andato spesso in overload, le richieste non sono state, come dire, ben lavorate.
E quindi quello che ci siamo messi a fare da subito è stata una sorta di implementazione del sistema Io Segnalo. Ci è voluto molto perché, come vi dicevo, la cosa più difficile è far parlare gli uffici tra loro, che spesso parlano lingue diverse. Non è neanche cattiveria, insomma. Bisogna proprio ripensare un sistema. Adesso abbiamo creato questo sistema unico di segnalazione che è in consultazione fino al 20 novembre sul portale di Roma Capitale. Questa consultazione ci serve per capire, una sorta per avere un feedback da parte vostra e per capire qual è, il grado di gradimento, il grado di usabilità, il grado di facilità, di risposta, insomma, in modo tale che possiamo poi nella versione definitiva avere già una buona approssimazione, insomma, di quella che è lo strumento. La cosa più difficile, ripeto, è stato quello di riuscire a far parlare gli uffici, perché in realtà non è tanto la creazione dello strumento, no, del mezzo, il sistema unico di segnalazione, quanto piuttosto predisporre tutte le procedure che ci sono a valle di questa segnalazione, ossia arriva la segnalazione, deve partire un alert all'interno degli uffici, deve essere smistato all'ufficio corretto, l'ufficio corretto è quindi quello sostanzialmente competente, deve poter rispondere, deve dare un feedback al cittadino, poi vorremmo fare tutto questo in maniera pubblica, in modo tale che la segnalazione possa anche avere un riscontro pubblico, di modo tale che chi deve segnalare la stessa cosa sostanzialmente si rende conto che la segnalazione è già stata fatta, magari anche già stata risolta. Tutto questo necessita di un lavoro di coordinamento non indifferente. Dovremmo essere in grado di partire con il nuovo sito che arriverà entro la fine dell'anno. Ancora mi parlate di emergenza casa. Che cosa stiamo facendo per l'emergenza casa? Allora, come sapete, noi ci siamo trovati davanti a una situazione piuttosto complessa, oserei dire. Abbiamo delle liste di attesa per una casa, un alloggio popolare che contano oltre 10.000 persone. Abbiamo allo stesso tempo stabili occupati da oltre, e do un numero più o meno preciso, ma insomma parliamo di occupazioni, quindi la precisione è abbastanza, come dire, lasca, altre 10.000 persone. E poi soprattutto ci siamo ritrovati una serie di CAT, i famosi residence, nei quali abitavano altre persone. I CAT, ricordo, dovevano essere delle situazioni temporanee che poi, come purtroppo spesso accade nel comune di Roma, iniziano a diventare definitive, perché talvolta non si hanno gli strumenti per far uscire le persone da uno stato di assistenza temporanea e reinserirle nella società. In realtà poi ci sono tante altre sfumature, tante altre cose ci siamo trovati davanti. Anche qui il nostro primo pensiero non è stato quello di iniziare a fare delibere a rotta di collo, tanto per far aumentare il contatore delle delibere, quanto piuttosto fare una ricognizione di tutto l'esistente. E a luglio abbiamo approvato in Assemblea Capitolina due delibere. Sì, due, però importanti perché sono di riordino del settore. Da un lato sostanzialmente ci siamo mossi su due binari, da un lato abbiamo cercato di riorganizzare l'emergenza abitativa, dall'altro l'assistenza alloggiativa delle persone in condizioni di fragilità, creando il sistema del SASSAT, ossia un sistema che accoglie le persone fragili, quindi fragili dal punto di vista economico, fragili dal punto di vista sociale, che però non hanno i requisiti per entrare in emergenza abitativa, non hanno i requisiti per iscriversi nelle graduatorie e che però tuttavia, ciò non di meno, necessitano di un supporto da parte del comune, e quindi il comune per circa 2 anni aiuterà queste persone in condizione di emergenza fin tanto che queste persone non saranno in grado di rientrare nella società. Come accade tutto questo, tuttavia? Non è lasciato come dire, all'abbandono. Queste persone all'interno del SASSAT non sono abbandonate, sono in realtà inserite all'interno di un programma di reinserimento sociale, perché la funzione del comune non può essere una funzione assistenziale tout court, deve essere una funzione di accompagno delle fragilità, di risoluzione delle fragilità dove possibile per il reinserimento sociale delle persone, anche perché è proprio con l'esistenza di una buona rete sociale che le persone possono sostanzialmente ricreare quello spirito di comunità che manca un po' al Comune di Roma. Nel frattempo vi informo che allo stesso tempo abbiamo iniziato a fare una ricognizione sullo stato di occupazione di fatto e di diritto degli immobili dell'emergenza abitativa. Abbiamo riscontrato che circa 5.000 situazioni sono, diciamo, situazioni fuori legge, dove ci sono persone che non hanno titolo, dove ci sono persone che non hanno più i requisiti,
e che quindi devono essere piano piano allontanate per fare in modo che gli alloggi dell'emergenza abitativa vengano destinati alle persone che ne hanno più bisogno. Vi ricordo infatti che di quelle 10.000 persone in lista d'attesa, molte sono ancora in attesa dal 2000. Tra l'altro, per esempio, uno di questi sgomberi ha riguardato una situazione del tutto particolare, una persona, una famiglia, diciamo, che aveva un componente con oltre 90.000 euro di reddito annui e una Porsche parcheggiata sotto casa. Cioè, noi ci ritroviamo davanti queste situazioni che chiaramente debbono essere in qualche modo, devono arrivare a conclusione, perché quella casa serve a chi ne ha bisogno, non a chi guadagna cifre enormi e può tranquillamente permettersi una casa in affitto o comprare una casa. Ancora non rientra strettamente nell'emergenza casa, però vi voglio raccontare un'altra situazione che ci ha visto e che ci vede sostanzialmente impegnati quotidianamente e che a breve dovrebbe portare una delibera in Assemblea Capitolina, che è il riordino anche delle occupazioni degli immobili del patrimonio disponibile e indisponibile. Proprio questa mattina è stata sgomberata a Via delle Terme di Traiano la sede di Fratelli d'Italia e di Alleanza Nazionale. Abbiamo riscontrato una situazione di morosità prolungata nel tempo e sostanzialmente questi partiti si trovavano all'interno di questa sede comunale ed erano senza titolo perché il contratto era scaduto, mi viene un po' da ridere, nel 1972. Quindi noi avevamo dal 1972 questo partito, questi partiti che occupavano una sede del comune e che non pagavano più neanche i canoni. Allora io credo che il ripristino della legalità passi necessariamente anche per un'azione particolarmente energica nei confronti di tutti quei soggetti, in questo caso parliamo anche dei partiti, che sono soggetti che peraltro prendono dei rimborsi elettorali assai cospicui. Quindi passi anche attraverso tutti quei soggetti che probabilmente per anni si sono approfittati di un'amministrazione particolarmente disattenta. Diciamo così. Mi parlate delle affrancazioni. Allora, il tema delle affrancazioni è sicuramente molto complesso, lo stiamo affrontando, ci sono gli uffici che stanno lavorando. Ad oggi siamo riusciti a gestire 500 affrancazioni. È evidente che sul numero complessivo di 2.000 è ancora una situazione che non ci soddisfa pienamente. Chiaramente stiamo lavorando molto perché, come sapete, anche il sistema di calcolo delle affrancazioni non è affatto semplice. Contiamo di velocizzare ancora di più la procedura per riuscire a risolvere queste problematiche nel minor tempo possibile. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione delle strade, ne avevamo parlato un po' all'inizio, ci torno sopra, mi viene un po' da sorridere perché è stato praticamente un tema della campagna elettorale. Noi in campagna elettorale abbiamo parlato delle buche, va bene. È evidente che è un tema molto sentito e che riguarda comunque tutta la città. Come sapete, o come forse alcuni di voi sanno, alcuni no, la città è stata suddivisa in due tipologie di zone. Abbiamo questi 8.000 km di strada, sono suddivisi in grande viabilità, che è di competenza del SIMU, l'ex Dipartimento dei Lavori Pubblici, e competenza municipale. Ora, la competenza del SIMU, quindi la grande viabilità, riguarda circa 800 km di strade sugli oltre 8.000, quindi in realtà la gran parte delle strade è in carico ai municipi. Come bisogna intervenire? Come sapete, per noi gli interventi debbono essere fatti rispettando le norme di legge, quindi quelle che sono le procedure previste dal codice degli appalti. Per far questo, strano ma vero, prima di tutto bisogna reperire i fondi. Quindi l'approvazione del bilancio che noi abbiamo fatto a gennaio scorso è stato lo strumento necessario e indispensabile per riuscire a consentire a tutti i soggetti, quindi tanto i municipi quanto il SIMU, di effettuare una buona programmazione e di avere una base economica per poter effettuare le gare. I lavori che voi vedete oggi, piano piano, in alcune strade si iniziano a vedere lavori, in alcune abbiamo iniziato, soprattutto al SIMU, avevamo dei residui, abbiamo iniziato a lavorare già da marzo, in realtà sono frutto di attività che sono partite 6-8 mesi prima. Quindi, quando voi anche vedete una strada che ha delle buche, l'amministrazione, io vorrei rassicurarvi su questo fatto, l'amministrazione non è ferma, l'amministrazione sta magari predisponendo gli atti di gara o sta concludendo una gara per riuscire a
a intervenire su quel tratto di strada. E la cosa paradossale, viene un po' da sorridere, però è così, è che spesso per effettuare un lavoro di 10 giorni, perché poi il rifacimento di una strada può durare 2, 3, 4, diciamo anche 10 giorni, in realtà richiede mesi di lavoro. Cioè, quindi noi abbiamo 8 mesi, ad esempio, per stanziare i fondi, avviare una gara, effettuare tutte le operazioni di aggiudicazione, la composizione della commissione di aggiudicatrice, aggiudicare la gara, poi dare gli ultimi documenti, preparare l'area per il cantiere e poi 10 giorni di lavoro. Sembra paradossale, però è così. Però questo è l'unico strumento che sostanzialmente ci consente di intervenire a norma di legge e per noi questa è sostanzialmente l'unica strada da seguire per evitare di ritrovarci poi con debiti fuori bilancio o con procedure poco chiare, il cui esito è sotto gli occhi di tutti. Insomma, la legalità per noi significa fare anche questo. Quindi vorrei rassicurarvi sul fatto che anche dove non ci vedete, in realtà stiamo intervenendo. Cioè, c'è tanto lavoro, come dire, nel sottobosco da fare, cioè, c'è tanto, è come se, volendo ipotizzare un procedimento, è come se fosse un procedimento suddiviso per fasi. La fase 5 è quella che voi vedete, le fasi intermedie sono tutte quelle che avvengono all'interno degli uffici e che purtroppo non hanno un'immediata rappresentazione nella realtà esterna, nella realtà esteriore, però esistono e stiamo andando avanti. Sicuramente miglioreremo. Ancora un'altra cosa della quale voglio parlarvi, mi avete chiesto quali sono i progetti che abbiamo sul Tevere e sul Tevere abbiamo numerosi progetti. Innanzitutto vi devo dire che sul Tevere ci sono una serie di competenze. Chiaramente il fiume passa all'interno della città di Roma, però cosa che poche persone sanno, tutti gli argini come l'alveo del fiume sono di competenza della regione. Che vuol dire, tranne per esempio la pista ciclabile di competenza dell'amministrazione capitolina, che vuol dire che sostanzialmente qui dobbiamo collaborare tutti insieme per riuscire ad ottenere un risultato utile per la cittadinanza. Però voglio partire da un esempio. Probabilmente soprattutto i ciclisti si ricorderanno che quando siamo arrivati c'era la pista ciclabile proprio del Tevere, lungo l'argine del Tevere, che era sostanzialmente in parte interrotta perché era crollato un pezzetto di ponte. E noi abbiamo pensato che ci vuole, lo facciamo subito, andiamo, ripristiniamo, parliamo con la sovrintendenza e in un mese, 2 mesi è tutto a posto. Assolutamente no, perché in realtà la competenza non era poi della sovrintendenza capitolina, ma della sovrintendenza di Stato, poi è dovuta intervenire la regione. Quindi sostanzialmente ci abbiamo messo un bel po' di tempo per riuscire poi a effettuare un intervento che in sé non sembrava particolarmente complesso. E lì ci siamo resi conto che questa modalità di collaborazione fatta su singole cose in maniera, diciamo, di volta in volta, strutturata di volta in volta sul singolo intervento, non è assolutamente una modalità vincente. Quindi da gennaio-febbraio di questo anno siamo entrati in contatto peraltro con alcuni cittadini, con alcune associazioni e ci siamo determinati a costituire un ufficio Tevere. Ora, materialmente l'ufficio Tevere l'abbiamo costituito adesso, qui l'ordinanza con la quale l'ho costituito, perché come sapete abbiamo anche di nuovo messo mano alla macrostruttura, che è la struttura organizzativa del Comune di Roma. Quindi abbiamo creato questo ufficio Tevere alle dirette dipendenze del direttore generale. Tuttavia questo ufficio lavora di fatto, pur non essendo ancora stato costituito, sin dai primi mesi di questo anno e ha visto sostanzialmente la collaborazione di vari assessorati, varie direzioni, vari dipartimenti per riuscire a radunare all'interno di uno stesso settore, all'interno di uno stesso ambito, con uno scopo ben determinato, tutte quelle funzioni e quei soggetti che sino ad oggi venivano di volta in volta chiamati alla bisogna. Tra l'altro tutto questo si è poi, come dire, trasposto anche su un piano interistituzionale. Abbiamo avviato dei contatti con la Regione, proprio perché è necessario che questa collaborazione interistituzionale diventi permanente, affinché sul Tevere si possa ragionare in maniera costante e si possano avviare dei progetti e dei programmi che abbiano poi una ricaduta positiva per la città. Alla stessa pulizia sugli argini del Tevere, sotto i ponti, talvolta diventa complessa perché, pur essendo i rifiuti solidi urbani, quelli che troviamo, o gli ingombranti, quelli che troviamo, evidentemente è il frutto dell'attività antropica della città, dei cittadini romani. È evidente che trovandosi questi rifiuti su aree che non sono di proprietà di Roma Capitale,
mettono in crisi il sistema dello smaltimento. Chi deve pulire? Tecnicamente non dovremmo essere noi, perché non siamo titolati. Quindi quando noi interveniamo in danno perché dovrebbe pagare il proprietario. Allo stesso tempo, come dire, dobbiamo intervenire velocemente per riuscire a ripristinare l'ordine, il decoro. Quindi capite bene da voi che la creazione dell'Ufficio Tevere, la creazione, come dire, l'intensificazione dei rapporti con la regione per riuscire a creare una struttura che sia interistituzionale e che abbia ad oggetto esclusivamente il Tevere è l'unico modo con il quale noi possiamo sperare, e io sono molto ottimista al riguardo, sperare di ottenere dei risultati duraturi sul Tevere. Su questo poi possiamo anche ragionare sulla possibilità, per esempio, di ottenere dalla Regione, come è già stato fatto per una piccola parte, di ottenere dalla Regione in concessione alcuni spazi in modo che li possa gestire direttamente Roma Capitale. A questo punto io prenderei altre due domande, insomma è quasi un'oretta che parliamo, prenderei altre due domande da qui e vediamo. No, vi ringrazio perché voi mi mandate tantissimi complimenti. Ok. Ah, i mercatini di Natale, mi chiedete. Sui mercatini di Natale sono partiti i bandi in ogni municipio, e in ogni municipio sono state individuate una serie di aree, affinché sostanzialmente si possa intervenire per tempo con dei bandi regolari e cercando di ricreare delle situazioni anche, insomma, interessanti che non vedano solamente la vendita di merce di provenienza poco, insomma, poco nota, mettiamola così, ma anche creare degli spazi culturali dove si possono effettuare delle attività anche ricreative. E, ancora. Io ho tantissimi complimenti. Facciamo così. Allora, io mi ripropongo di riaprire questo spazio la prossima settimana, o comunque insomma tra pochi giorni, tra una decina di giorni vedremo, e raccoglierò altre domande che nel frattempo sono arrivate. Voi continuate a seguirmi, continuate a seguire anche gli assessori che continuano a fare la loro rubrica settimanale e noi ci vediamo presto. Ciao!